Ciao Libriani, è da tanto che non facciamo insieme un po' un mix. Questo video potrebbe contenere linguaggio esplicito, contenuti offensivi, rutti e riferimenti misogini. Si consiglia la visione a un pubblico adulto e consapevole. Viewer discretion is advised. Io di solito faccio un mix. No, faccio un mix. Allora c'è questo multitraccia di quella ditta di microfoni che adesso non mi ricordo, la metterò qua a schermo, che li rilascia, così come test, per vedere un po' come vanno i loro microfoni. C'è anche su MT-Trax, sapete quel sito dove sono tutti multitraccia, e questo qua è semplicemente il videone che ho fatto per i miei Patreon, ve lo beccate come replica, come quando fanno vedere Pensa alla grande, sii ottimista, non dare mai segni di debolezza. una poltrona per due, la stessa cosa, è una replica per chi è già Patreon, non gli servirà a vedere questo video. Chi non è Patreon invece può capire che cosa cazzo combiniamo anche ogni tanto nei miei canali segreti. Niente, buona visione, magari ti dà qualche fonte di ispirazione questo mix e fatti i popcorn, idratati. Buona visione. Ma giustamente non abbiamo sentito com'era il loro mix. Molto meglio? Molto peggio? Scopriremo appena riesco ad aprire il download. Questo computer è un po' rallentato in questi giorni. PC. Ok. Mute. E questo è il nostro mix. Questo è loro. Boh, preferisco il mio. Se vuoi vedere come ho fatto, inizia il video adesso. E allora, benvenuti Patreon in un video mix. Un po' che non li facciamo, ci facciamo un po' di colori. Questo qua è un multitraccia che potete trovare anche voi su emptytracks.com o quello che è. E praticamente è quello lì della Telefunken. Ok, molto facile, tre voci. E poi abbiamo una keyboard, una chitarra e una batteria. Che strana sta roba che c'è soltanto. Vabbè. Allora, come procedo ultimamente? Innanzitutto ci facciamo una traccia di master, appena riesco a farla, e una traccia di mastering. Quindi è praticamente tutte le tracce vanno nel master e il master va nel mastering. Ok, diamogli un altro colore, così lo riconosciamo. Poi cosa faccio? Faccio clic destro e mi metto il mio template noise brown, dove ho praticamente il mio master che va nel mio analizzatore. E questo qui è l'analizzatore che abbiamo visto più volte, ok? Vado a vedere un po' come siamo messi come risposta in frequenza. Ok, ce lo mettiamo magari. Riduciamo un pochino. Ah, è già il minimo. Ok, lo mettiamo qua. Non dovrebbe rompere troppo le balle. Però ecco, questa me la tengo praticamente sempre accesa e inizio un po' a vedere di andare a uniformarmi a quello che è la curva del brown noise col mio master, ok? Quindi vedo se ho bisogno di un equalizzatore e prima faccio un po' di bilanciamento, ok? Delle varie tracce. Il bilanciamento lo faccio in mono, a basso volume, quindi volume basso basso, giusto per avere un po' un feeling. Già ben bilanciato in realtà. Non c'è il basso. Lo fanno queste keyboard? Ah sì. Questo è il nostro basso, ok. In questo caso è un pochino più di basso in modo da andare giustamente qua. E magari se ho un drum tipo flutone, snare top, snare bottom, giusto kick out. Una prima, ecco, diciamo, botta in generale. Dopodiché inizierei un po' una fase di pulitura, ok? Voglio andare a pulire tutto quello che non reputo necessario e questo sarà l'unico caso in cui sarò praticamente in solo, ok? Quindi vado in solo a sentire se non ci sono
diciamo energia un po' inutile, ok? Tipo questa voce sicuramente per un po' di bassa alto. I spend my days confused by what. Quindi vado I see. Proprio a togliere semplicemente quello che è. Scusate, metto solo safe il noise. Togliere proprio le robe un pochino più tecniche, ok? Di problemi di corrente, quelle robe lì. Questa voce immagino che voce femminile. Till I get back. Come on. Degrees until I get back. Dopodiché ci mettiamo un channel strip su ogni traccia, ok? Io, il mio favorito, lo sapete, è questo qua. Dovrei usare quello della BX, ma mi trovo meglio questo qua. Quindi vado a mettermi un channel strip per ogni traccia e andiamo a pulire un po' col gate questo delirio, perché è un po', a mio avviso, incasinato. Per quanto riguarda le voci, ultimamente la catena è sempre quella. While my demons di solito 76 me, gotta get rilascio my veloce attacco circa 12 4 a 1 love reminding every once in a while d'esser anche R d'esser di solito va benissimo. Come on, give me the keys. Frequenza sui 5000 range al massimo e di solito lo faccio ballare tra 0 e meno 12, ok. Hey, 180 degrees until I get back. Allora, poi ci mancano gli SSL anche qua. Back to where SSL prima, ma anche dopo la compressione. Vediamo di non grattare troppo qua. Vediamo se riusciamo a pulire un po' questa voce. Back to the place where my love belongs. Quindi abbasso il gain finché il gate non mi lavora. I got a call from my friend wanting to complain. She asked me, se è meno 12 vado più 12. No. I had my però in questo caso, dato che c'è un expander, lo farei prima della compressione. While my demons they surround me. Gotta get my conscience rearranged. Ovviamente c'è molto rientro, quindi lo usiamo, ok? No. Every once in a while I'm driving. Come on, give me the keys. Never gone too far to turn this thing around. Oh. Ci si è già scritto un po' più di compressione adesso. 180 degrees until I get back. Back to where my peace is strong. Quindi questa qua purtroppo in questi casi di molto rientro sarà un po' la base del mio mix. Cioè il mio mix partirà da questa voce e costruirò tutto il resto intorno. Ok? Questa voce. I blink my eyes and everything's changed. I blink my eyes and everything. I blink my eyes and everything's changed. Mando anche qua il compressore dopo il gate. I blink my eyes and everything's changed. È decisamente un de-esser. I blink my eyes and everything's changed. I blink my eyes and everything's changed. I blink my eyes and everything's changed. I blink my eyes. Ok. Anche questo baking, stessa roba. Questo ad esempio sarebbe una buona idea. Tagliare, ok, quindi vedete che facciamo entrare solo. No, vediamo dai. Magari tutti questi rientri poi alla fine fanno anche bene al suono in generale. Back to the place, please, until I get back.
magari questo non lo compriamo, lo dessiamo e basta. Until I get back. Ok. Allora, basso per me vuol dire sicuramente duplicarlo e avere un limiter in parallelo, ok? Sentiamo in solo soltanto quello limitato. Qui facciamo, anzi no, posso fare la mandata, sapete cosa faccio? Duplico proprio la traccia, faccio prima. Gotta keep my conscience rearranged. E cerco invece nel basso, quello senza limiter, invece di avere un transient controller e lo faccio un pochino più puntoso. Poi sporco in alto, ma poi magari lo puliamo con l'SSL channel. Ok. Allora, adesso dobbiamo capire un po' chi è che avrà le basse e chi è che avrà altre cose. Quindi faccio un gruppo, lo chiamo Bass Frequency, che qui dentro ci andranno soltanto quegli strumenti che avranno effettivamente le basse, ok? Tipo il nostro basso, no? Ok? I nostri due bassi andranno in Bass Frequency. E poi invece ci sarà un'altra traccia che sarà no basse. Quindi iniziamo a fare questa distinzione di due canali, ok? Verde magari. Sicuramente la voce non avrà basse. Sicuramente questa key non avrà basse. Sicuramente anche queste chitarre, che se non l'ho ancora sentita in solo, no basse. E le drums vediamo se tenerle fuori. Nella traccia no basse sicuramente andrò a tagliare sotto. Non voglio niente qua sotto, ok? Senti quanto sporco c'era. Mentre il basso lo lascio andare libero. Magari faccio un po' al contrario, sicuramente qua non vorrò dell'alta frequenza. I got a call from my friend wanting to complain. She asked me. Siamo un po' alti adesso sul master. Diamoci un po' di tipo un 6 dB di overhead, ma giusto per, tanto voi non stavate comunque sentendo clippato, non so più scrivere. E un 6. Ok, così siamo in un range decente sul master. Anzi, mettiamolo sul master, non in mastering. Ok. Devo sicuramente risolvere lo snare, che in questo momento è molto molto molle. Facciamo un gruppo di drums. Mettiamo un po' il bilanciamento generale di questa traccia di batterie. Lo snare è molto molle. Qui c'è da dare una bella pulita con i gate. Queste sono pulite, giusto?
snare è molto molto molle. E voglio una bella... bella pulita. Faccio anche il trick della compressione, cioè metto la threshold al minimo e poi salgo con la ratio finché non comprime. Un pochino di snap, non è qua. Dove mi servirebbe un pochino di o di distresso, allora di 160, ok? No, troppo. Andiamo tra il controller. Get the best of me. Un po' too much. Usiamo comunque un limiter per non sforare. Buono. Di mettere un campione su sta roba. Questa è una room stereo, ok. Non sta groovando perché è tutto troppo lungo, ok. Devo cercare di accorciare molto di più i suoni. Ok, vediamo se con allora snare. He's confused by what I see around me. I blink my eye. E tutti questi overhead vorrei proprio asciugarli. Più groovy, ok? Suono. Meglio. Dopo vediamo, questa risonanza qua è veramente orribile. Proviamo a togliere questi 100 Hz bel 100.
meglio. Anche in questo caso Grand Gate. Perfetto. Molto più asciutte. Sicuramente i Floor Tom adesso che stanno facendo casino. Li sento risuonare. Questi qua o li gateiamo o proprio li tagliamo a mano. Sarebbe meglio tagliarli a mano. Tanto quanto ci mettiamo? Ci mettiamo un attimo. Quindi facciamo proprio una roba così, poi dopo vediamo di fino come farli, però gli diamo proprio una bella tagliata in modo da evitare che di solito sulle altre tracce no, ma sui tom sempre una buona idea dare una pulita, tanto è molto facile in questo caso andare a capire dove stanno suonando. Poi vediamo se ci dà fastidio che si apre e che si chiude, ok? Di solito inizio a mixare dal ritornello, ma in questo caso è meno chiaro dove sia il ritornello e dove invece sia il resto. Forse ho bisogno che sia impattante da subito. Allora, buttiamo via sto schifo. Buttiamo via sta porcheria, così almeno siamo a posto. E non ci pensiamo più, che mi stava rovinando un po' tutto il suono di batteria. Ok. Con ogni probabilità questi qua li panniamo in modo molto violento. Ok. Stessa cosa le due chitarre, sicuramente le voglio pannare violentemente. Stessa chitarra con due ampli diversi, non è molto stereo, però oddio, a me fa proprio schifo. No, allora farei che keyboard e chitarre siano pannate. Quindi chitarra completamente a sinistra, keyboard completamente a destra. Sicuramente Transient Shaper anche su questa keyboard, voglio più attacco. Le scelte di volume sempre in mono e non fatele in stereo, non riuscirete mai a farle in stereo. Rullante non sta funzionando, ma è il momento di prendere un campione. Non
sentito i Tom. Siamo comunque, vedete, sempre allineati, non stiamo facendo grosse puttanate. Manca un po' di sub, andiamo a cercare nelle drums, nel kick. Questo gratta un po' troppo. Allora, proviamo a vedere se c'è proprio una sinusoide da Dahlia sulla fondamentale. Ok, sì, c'è. Quindi farei una roba del genere. Kick in, lo duplichiamo, gli mettiamo questa super... Praticamente abbiamo questa super fondamentale, ok? Però adesso andiamo ad accorciare con un gate. Senza? Forse la voglio ancora più corta. Demons, they surround me. Gotta keep my conscience rearranged. Ok. Andiamo a risolvere il rullante. Che suono di merda. Allora, come lo sistemiamo? Andiamo a gatearlo in modo molto molto violento, in modo che... Ok, reagate. Adesso con un reagate andiamo a dare il MIDI out e mettiamo un reasamplomatic e gli buttiamo dentro un bel splice. Andiamo a prenderci un rullante. A me non me ne frega un cazzo di tenere lo snare originale, di far fatica a trovare il suono partendo dallo snare, perché il batterista suonato non me ne frega un cazzo di niente. Per me interessa quello che esce dalle casse, quindi qualsiasi snare che mi piace verrà usato. Allora, però sono in solo, quindi non lo sentirò. Devo mettere in solo the fit anche il PC. Questo potrebbe essere interessante. Quindi, posso diventare scemi con mille robe, no? Vaffanculo. Prendi, ti metti un bel campione. Adesso sicuramente mi sto perdendo il kick. Ah, cazzo, l'avevo dimenticato, ecco perché risuonava così tanto. Manca un po' di impatto sul kick. Anche in questo caso o gli
vediamo se magari basta un transient. Intonata sbagliata la... Intonato sbagliato il kick, maledizione. Ancora lo snap che vorrei. Sì, un pochino più di snare e di campione. Forse lo scampione lo vorrei un pochino più ciccione. Ah, ho sbagliato. Ah, fa, che se ne frega. Fare adesso un altro tipo di controllo, andiamo sul master, ci mettiamo a 2000 Hz, facciamo un band pass e sentiamo il mix soltanto qua, ok? Kick c'è, basso c'è, voce un po' bassa, possiamo alzare un filo. Questo è il campione un po' alto adesso. Basse nella voce che possiamo correggere. Sono i casi in cui preferisco il dinamico. In questa zona possiamo. C'è un po' di sporco nelle chitarre ora. Turn this thing around.
C'è un po', sentite un po' di diamogli una pulita. Ok, e possiamo continuare la nostra ampliamento, però ormai ci siamo, siamo full band. E al momento siamo andati senza reference, senza niente, cioè siamo proprio andati a piacere personale, no? Sicuramente adesso devo trovare un riverbero per alcune robe dello snare e sicuramente per le voci. Per le voci ultimamente sono abbastanza pigro e uso l'Ecosphere, cerco un reset che mi piace, che almeno è già delay, è già riverbero, o l'Ecosphere o addirittura il quell'altro più complesso, come si chiama, il Clipic. So che ci sono soluzioni migliori, riverberi custom con quelli che avevo costruito, I don't care, no, non mi interessa un cazzo. Tutto wet, la voce la spariamo nell'Ecosphere. Ok, ovviamente con un e ci cerchiamo un cioè, questo non è male. Facciamolo cantare. Ok. L'unica roba che sto attento su questi eco è di trattarli un po' come un qualsiasi altro canale, no? Di solito le basse non ne tengo molte. Adesso il nostro campione ad essere decisamente fuori posto. Mi piace questo slap, non è male. Adesso ne cerchiamo un altro. Sicuramente tutti questi strumentali hanno bisogno di un jam mod o simile, un po' di modulazione, sono sicuro, anche le voci. Già un'altra roba. Basso volume. Perdiamo un po' la instrument. Anche un po' di voce di più. Ok.
campione adesso è un po' troppo alto. Possiamo provare un altro pitch. Oddio. Adesso invece un'altra cosa da fare è, al contrario, ascoltarlo ad alto alto volume per sentire i problemi, ok? Quindi mi alzo il volume in cuffia di molto. Ecco Sphere, sta facendo troppo casino adesso. Proviamo a gaitarlo all'ingresso. Adesso in mastering voglio provare un po' di multibanda, ok? Quindi semplicemente un multibanda, vedete che mi lavora di un paio di dB. Che mi va un attimino a livellare un po' tutto, ok? Proviamo magari qualche tape machine sul master. In questi casi la cosa più comoda è mettersi con un Luveller, in modo da tenere il brano sempre lì. Così posso spingere o non spingere col tape, ma lui mi tiene lo stesso volume, ok? Improvvisamente scopro che già così era troppo, ok? Così è molto meglio. Mi metto il number 6. È arrivato il momento, il brutto momento di sentire circa dove siamo, ok? Ci apriamo un Deezerone, Deezer, e ci prendiamo un Get Up, Get On No, Get Up, non so quelle robe lì, come si chiama quella lì? O anche un Bob Marley, vediamo. Get up, stand up,
Stand up for your right. Vediamo anche loro cosa fanno, ok? Stand up for your right. Non così distanti. Anche un po' di subwoofer forse? No. Non ha ancora quella componente di slam che vorrei. Proviamo a fargli la tecnica del... Ah, sì. Ora la cosa che potremmo fare sulle voci... Funny how time can change us. To think you used to crave my love. Una cosa che potremmo sicuramente fare sulle voci. Fare un po' di Saturn qua sopra. Quindi qui no. Anzi, bypassiamolo proprio. Su tanto schifo, però. C'è un po' di aria qua sopra, non è male. Lo porta anche un pochino più avanti. E ti manca un po' di quel di quell'aria sopra, no? Però qua è molto difficile perché la traccia è molto sporca. Potrei isolarla con l'intelligenza artificiale, ma vorrei fare una roba più semplice, no? Possibile. Anche sulla batteria la stessa cosa si può fare. Cioè l'idea è che noi possiamo, sempre con un Saturn, andare a dirgli no drive e si drive per dare un po' di brillantezza, ok? Però perdiamo lo smack dello snare, quindi non mi piace. Sentiamo altra roba, Get Lucky. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Ah, tutto questo noi siamo ancora in mono, eh? Momento di andare in stereo? Probabilmente possiamo alzare un po' lo stereo. Che è una mossa che possiamo fare in mastering. Andiamo con un Pro Q3 ad alzare un po' il side. Mastering Pro Q3. Ci tiriamo su un po' il side. Preoccupa un po' questo. Shape I cut stereo. Nah, va bene. Who we are.
Abbiamo un'immagine stereo adesso comparabile. Non so se voglio più distorsione sul basso a sto punto, perché adesso è un po' il brano che inizia a non funzionare più. Forse qui voglio un... Mettiamo un riverberino in mastering. Volume, mi ha fatto proprio il volume dell'ascolto in cuffia. Basso volume sembra un po' bassina la voce. Andiamo in mono. Sì, potremmo spingere un filo di più. Un po' di sub. Diamogli una mano. Ora, qua ci potrebbe essere un filo di queste voci, un pochino di acidità, soprattutto dopo la schiarita che abbiamo dato qua nella zona di crossfade. Morbidiamo un attimo. La roba che ancora non mi sta funzionando è questo cazzo di drum kick. Proviamo un sub synth. Siamo arrivati. Nel senso, abbiamo fatto la prima passata. Adesso qui bisognerebbe andare a fare mille robe di... No, mettiamo un SSD. Vabbè, mettiamolo pure così. Funk Patreon Mix.
di automazioni, di pulizia, però insomma abbiamo dato la prima pennellata e siamo arrivati comunque in una zona abbastanza competitiva. Ok? Spero sia stato interessante. Allora, qui è dove finiva la prima parte, ok, di questo video. Adesso nella seconda parte andiamo più a finalizzare, fare un po' di clipping, insomma, portarci anche a una loudness un pochino più spinta, per essere un pochino più competitivi, no? Non meno 6, ovviamente, soprattutto su questi generi musicali. Però andiamo a vedere un po' questa finalizzazione. Ok, allora rieccoci nella sessione invece funk di mix che abbiamo fatto. E allora adesso, con quel minimo di limiter che abbiamo messo, siamo a meno 14 LUFS, che è un po' basso, ok? Sarebbe meglio arrivare un pochino più in alto per sicurezza, meno 10, una roba del genere. Per farlo però, se vado a schiacciare sul master, vado completamente a perdere tutto quello che è la dinamica che abbiamo trovato in questo mix. Quindi per cui adesso devo fare quel procedimento di andare a clippare le singole tracce, ok? In modo da ridurre un po' questi picchi che fanno muovere male il mastering e i miei compressori e i miei limiter, e per ottenere più volume senza perdere troppo. E questo come si fa? Proprio andando fisicamente traccia per traccia, ok, soprattutto in quelle più loud. Però l'idea è che adesso noi zoomiamo e traccia per traccia andiamo a clippare. Userò il free clip perché mi piace particolarmente. Ok, sta roba qua non ci serve, ok? Cioè, certo, non vado a fare questo, ok? Però vado a buttar via questi picchettini, ok? Quindi traccia per traccia col mio free clip. Vado appunto a shelfare un po' tutti questi, soprattutto questi. Perdiamo un po' di accento, ma questo non mi dispiace. Proprio una roba tecnica, questa qua non è una roba di suono. Quindi vado a evitare, mettiamoci un oscilloscopio così vediamo cosa stiamo combinando. Mettiamolo qua. Senza clipper. Vediamo che abbiamo questi mini spike qua, no? Che non servono veramente a niente. Vedete, questi spike proprio tecnici, via, no, non li vogliamo. Sono quelli che poi ci spaccano il mastering, ok? Ovviamente non vi sto dicendo di andare, ok, qua, però. Soprattutto questi, vedete che razza di. Tutta quella roba non ci serve, ok? Questo, se non sbaglio, è tutto spento. I tom non hanno grossa. Questi possiamo lasciarli andare. Oddio, però anche questi qua. Diamo una scelvatina. Cioè, è proprio una roba tecnica, più che di suono, ok? Così andiamo a simulare un po' quella che è la risposta di un banco. Qui non c'è grossa roba, possiamo lasciarlo in pace. Tutto il gruppo. Andiamo a fare la barba anche a questa chitarra. Thank you.
Questa già non c'è nulla perché abbiamo il limite, ricordate? Non c'è molto nella voce. I blink my eyes and everything's changed. Up all night while my demons they surround. Se adesso andiamo sul master, teoricamente il nostro limiter dovrebbe già lavorare molto meno, ok? Quindi possiamo spingere ora, ok? Ricordiamoci quando spingiamo in questi modi di metterci un Luveller, ok? Che ci tiene il volume sempre pinnato. Poi un paio di dB possiamo spingerli. Possiamo anche shelvare un po' di più. Mettiamo un free clip. Qui di solito sul master faccio così. Tiro tantissimo e trovo che tipo di soft clipper è migliore per il master. Pubblico. Ne ho 10. E adesso, nel caso in cui il nostro cliente volesse un master molto molto più forte, siamo riusciti comunque a preservare quello che era il sound del nostro mix, comunque dinamico, senza andare a litigare col master, no? Perché i singoli elementi non hanno più questi spike che vanno a triggerare i compressori male. Questa cosa può essere fatta anche sui gruppi, suona un pochino più clean fatta sui singoli strumenti. Ora, il passaggio ulteriore che si può fare per migliorare ulteriormente questo mix è quello di adesso andare a fare delle automazioni. Ad esempio, la prima roba che sento. Ad esempio, in questo intro non ha nessun senso avere così tanto riverbero, ok? Quindi dovrei, ad esempio, che ne so, prendere questo campione, cercare di copiarne un po'. Ok? Qui magari tirerei su un po' le chitarre, ok? Quindi vado, che ne so, qua nella instrumental. In questa parte qui no, c'è più un solo di basso qui. Quindi sai, no, questi piccoli movimenti. Qui un pochino più di basso, ok? Quindi vado nel basso, metto un... Magari questa piccola frase la tiriamo su un po'. Qui torna sulla strumentale, no? Insomma, questo tipo di operazione. Questo qua. È questo che dà quell'impressione di microdinamica, ok? Ok.
on me. I blink my eyes and every time. Io questo haha potremmo tirare un po' più su. Più alto. Quindi un po' questo gioco di chiamata e risposta, ok? Questa è la chiamata, questa è la risposta la facciamo un filo più forte. Questo qua è un po' il lavoro, ecco, insomma, che ci sarebbe da fare andando di qui in avanti. Sono sto qui a farlo tutto a mano perché capite anche voi che non è molto utile per voi vedere io che vado semplicemente a gusto ad alzare, un po' come un direttore d'orchestra chiede ad alcuni strumenti di venire più fuori durante alcuni passaggi, no? Tipo, sai, no, clarinetti un po' di più, qui un po' di più, qui un po' di meno. E qui è proprio il vostro gusto musicale che deve trattare queste automazioni. Non ci sono regole in questo caso. Cioè, magari c'è il fill di batteria, lo tiri un po' fuori, poi torna un po' giù. Questo tipo di serpente, cioè quello che tiene un po' tutto il mix interessante nel tempo, no? Che ci sono tutte queste micro variazioni, non è un'unica tirata, no, integrale, che non serve un po' a nessuno. Ovviamente qui non abbiamo fatto tutta una serie di test, come può essere l'ascolto sul telefonino, l'ascolto su, vediamo se abbiamo una, tante volte uso anche il playsit semplicemente per andare a capire come questo mix si comporta in ambienti più complessi, ok, no? Questo è l'ascensore. Il basso l'abbiamo un po' perso. Tornerei nell'elevator speaker a cercare se possiamo magari trovare il modo di fare uscire un po' questo basso, ok? Ok, questo tipo di... Ok, ora con questa saturazione lo sento. Vediamo che non sia troppo invadente nel mix generale. Minchia. No, dai, fattibile. E quindi così, no, faccio un po' di... un po' un test di vedere quanto siamo puliti sotto nelle basse frequenze. C'è un po' troppo di basse nello snare, quindi potremmo andare a vedere se nel nostro snare, chi è lo snare che sta facendo sto casino, immagino il campione, esatto, magari lo puliamo un filo, ok?
Meglio. Simulatore di festa della birra. Basta, funziona, cioè una volta che passate tutti questi test siete abbastanza a posto. Punto di vista dell'acidità siamo lì, siamo un filo forse brillanti, ma non mi dispiace, e questo ad esempio sarebbe il momento per me di mandarlo al cliente. È il momento in cui siamo a posto, possiamo iniziare la conversazione con il cliente. Una cosa, mi assicuro di non essere troppo lontano dal rough mix, in questo caso siamo molto lontani dal rough mix, ma dato che siamo molto distanti cercherei di spiegargli la mia visione del mix in modo un pochino più approfondito. Non gli mando semplicemente il mix, dico guarda, prima di fare play, attento, è un suono molto diverso da quello che avevi in mente, perché secondo me bla bla bla, dice no perché è più groove, meno compressione, meno rock, più funk. Gli giri un po', cioè cerchi di motivare le tue scelte, no? È un po' questo che fa anche un fonico, soprattutto quando sei molto distante dal rough mix. Il 90% delle volte il cliente vuole semplicemente un rough mix che suoni meglio, quindi la stessa emozione che c'è nel rough mix deve esserci, ma semplicemente più pulita e più forte e più cristallizzata, diciamo così. In questo caso invece abbiamo modificato molto il suono, soprattutto sul rullante. Non gli dite che avete usato un campione, perché, ma secondo voi questo suono di rullante è più efficace, tutto lì, ok? Niente, spero che sia stato interessante anche questo mini video, ci vediamo al prossimo. Qualche nota finale dal futuro, sto usando il nuovo meter di Air Windows per verificare di non star clippando troppo i segnali, perché molti sono contrari a questa roba del clip, ma questo meter di Air Windows è proprio un misuratore di picchi per vedere se non hai schiacciato troppo il tuo mix, se sei anche abbastanza bilanciato. Quando sei in deep vibe vuol dire che sei giusto, ma magari su questo plugin ci facciamo un video a parte perché è abbastanza complesso. Questo è uno slew meter, questa è una popolazione delle medie, un po' un casino. Però vi faccio vedere che nonostante tutto questo clipping ho un sacco di picchi, ok? Cioè non è clippato. Cioè, c'è ancora una bella microdinamica, no? Come si vede a schermo. Certo, sarebbe completamente diverso se sul mio master andassi poi magari a tirare una botta di Pro L. Demons, they surround me. Gotta get my conscience rearranged. Vedete che ora sì che sto schiacciando, cioè da questo meter, quando vedete che i vostri puntini blu dei picchi sono tutti spostati verso l'altissimo, è dove stai effettivamente schiacciando troppo, ok? Noi dobbiamo scendere un po'. Finché non è sano, ok? Diciamo che è un buon meter per capire se non si hanno perso completamente tutto questo dettaglio di picchi e di slew e di accelerazione dell'alta frequenza, come la chiama lui. Una follia, te la devo spiegare in un video a parte per i più coraggiosi, però già se sei arrivato fino a qui sei un po' coraggioso, quindi meriti quel prossimo video. Grazie di aver visto questa sparatona. E fammi sapere magari qua sotto nei commenti com'è andata, se hai scaricato anche tu multitraccia, se ti sei divertito. Ecco, diciamo che qui la cosa più intelligente da fare secondo me era magari prima di tutto con un'intelligenza artificiale andare a pulire le voci che avevano un sacco di bleed dentro, che comunque ti rovinano molto il mix. Diciamo che riaffrontandolo con altri strumenti, sicuramente una passata di UVR5, di Clarity, della Waves o di Master Rebalance, tiri sulla voce, no? Quella roba lì. Quindi quello sicuramente l'avrei fatto, però non sono abbastanza soddisfatto.